Il giorno dopo, Sampdoria, Juventus. Intanto, un salutone a tutti, spero stiate tutti bene. Ragazzuoli, prima di iniziare, se vi va, se volete supportare il canale, supportare i video che caricherò, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò e inizierei proprio a parlare. Allora, una primissima notizia bellissima, che Chiellini e Paolo Dybala si sono allenati in gruppo e puntano ad esserci, cioè non è che puntano ad esserci, dovrebbero essere convocati contro il Villarreal. E già questa è una notizia veramente bellissima, perché adesso in questo momento so che si sono allenati in gruppo, ma non so se è tutto confermato, ci saranno contro il Villarreal, ma spero tantissimo, lo spero tantissimo. Ma comunque è già una bella notizia sentire che si sono allenati Chiellini e Paolo Dybala. Ma comunque, tornando assolutamente ieri alle parole che ha detto Allegri, una primissima cosa che ha detto su Rabiot, che sta facendo una bella annata, è un giocatore che ti può garantire, sembra che ti possa far fare, sembra un giocatore che può fare i 10 gol così, ma in fin dei conti è un giocatore piccolo così. Solo quando ha detto una buona annata, solo a sentire solo la prima parola, ma Rabiot non ha mai fatto una buona annata. Una buona annata poteva anche evitare, non so perché Allegri continua sempre, posso anche chiamarla così, a difendere Rabiot perché lo fa giocare sempre titolare, eccetera, 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 eccetera. Ma comunque è un giocatore che non ha assolutamente mai dimostrato qualcosa alla Juve. Una partita, forse, una partita, due partite in questi 2 anni, in questi 3 anni. Sì, perché era arrivato con Ramsey, credo. Sì, era arrivato assolutamente con Ramsey. Ma comunque, sì, va bene le parole di Allegri ieri. C'è da dire che c'è stato, tornando ad un'altra cosa, c'è stato veramente un fenomenale Cristiano Ronaldo ieri. Che tripletta, ha fatto una tripletta, ha fatto dei gol veramente bellissimi. Ha battuto il Tottenham di Antonio Conte, dove era partito titolare Kulusevski e Bentancur. Ma comunque, Manchester United, grazie a Cristiano Ronaldo ieri, è riuscito a vincere ben 3-2. 3-2. Grazie al re del calcio, in fin dei conti, al re del calcio, re del calcio, assolutamente. 36, 37 anni e non è ancora finito come giocatore. Non è ancora finito assolutamente. E sta ancora alzando i livelli. Sta ancora alzando i livelli. Una partita così difficile è riuscito a fare tripletta. Ma comunque un giocatore veramente indiscutibile. Indiscutibile. Lui e Messi, assolutamente. Due giocatori veramente indiscutibili. Ma comunque, tornando a parlare della partita di ieri, c'è da dire che ieri è stata veramente una Juventus compatta, una Juventus compatta e ha migliorato. Una Juventus che in fase difensiva, ieri quando c'era da difendere, hanno difeso tutti. Quando c'era da attaccare, hanno attaccato, ma in varie situazioni è mancata un po' la decisione finale. Siamo stati bravi nei contropiedi, la fascia destra sarà assolutamente la fascia da utilizzare, sarà la strada, dovrà essere un'autostrada, deve essere un punto pericoloso da utilizzare contro il Villarreal, perché forza e coraggio e buona mentalità ci vuole, e ci vorranno forze fresche, ci vorranno giocatori freschi, freschi al 100%, al 100%, perché bisognerà in primis scendere con la testa giusta, con la mentalità giusta per affrontare il Villarreal, perché sarà una gara difficile. O la puoi vincere nei 90 minuti, o la puoi vincere nei 120 minuti, ma sperando tantissimo che vada assolutamente bene, che vada assolutamente bene. C'è da dire che ha parlato ieri Alvaro Morata, ha parlato del futuro. Ovviamente sempre le stesse parole, ha detto che non dipende, cioè a parole mie, non è che sto dicendo proprio di preciso cosa ha detto, ovviamente che non dipenderà da lui, e se dovesse andare via dalla Juve resterò sempre il primo tifoso juventino. Quando Alvaro Morata parla nei post partita, ma ti fa venire i brividi, è impossibile che stai zitto, è impossibile che uno sta zitto, un primo tifoso juventino, è impossibile che uno sta zitto alle parole che dice Alvaro Morata. Io spero tantissimo che venga riscattato. Un giocatore così, che con la voglia e la fame, con la voglia sempre in campo, con la voglia sempre in campo, e piano piano ha dimostrato. Poi, dopo la prima parte di stagione, ha detto pure lui in post partita che non si sentiva un po' importante, ma dopo le parole con Allegri, dopo la fiducia, perché in primis quando un allenatore ti dà fiducia, quando ti dà la fiducia, diventi un altro giocatore, perché quando hai fiducia, sai, se sbagli, tanto sei in fiducia e piano piano migliori. Ed è successo il tutto da Alvaro Morata. Piano piano, passo dopo passo,
scaletta dopo scaletta, è riuscito a migliorare, è riuscito a prendersi anche un posto da titolare, nonostante ce l'aveva anche prima, diciamo, ma comunque sta diventando più protagonista e sono contento assolutamente che ieri ha segnato una doppietta, veramente contentissimo e sperando che vada bene anche contro il Villarreal. E poi è stata la Juventus ieri, come ho detto, compatta, ma manca ancora quel guizzo, quell'aggressività. Bisogna essere un po' più aggressivi e nel chiudere anche le partite, perché ieri dopo il gol di Sabiri è stata tutta una partita proprio riaperta, ma è stata brava la Juve con pazienza, perché c'è da dire che ci è voluta pazienza, una partita diciamo bella, una bella partita della Juve che con tranquillità è riuscita. E poi c'è da dire che c'è stato un fenomenale Szczęsny parato questa stagione. Cosa ha parato? Ha parato il rigore a Veretout, ha parato il rigore a Pellegrini, alla Roma, sia all'andata che al ritorno, e poi ha parato il rigore a Candreva, veramente un portiere fenomenale sotto ogni punto di vista. Poi ha detto lui che pensava che Candreva, Szczęsny ha detto che pensava che Candreva la tirava centrale, ma poi si è mosso così, non ricordo di preciso, ma comunque contento, sono veramente contento che questo giocatore, questo portiere stia dimostrando il suo valore. All'inizio vari errori che ci hanno permesso anche di perdere punti, ma poi si è ritrovato e stava facendo veramente bene. Ieri c'è stato anche, parlando anche un po' dei singoli, c'è stato veramente un Arthur fenomenale, non dico quella parola fenomenale, ma comunque Arthur tranquillo, deciso, anche Locatelli, anche Cuadrado. L'unico che non mi è piaciuto era Bio. Assolutamente, tutto il resto mi è piaciuto, a partire da Moise Kean, protagonista in tutti e due i gol. Mi è piaciuto di più nel rigore procurato, aggressivo, sicuro di sé. E poi Pellegrini, fase difensiva veramente ottima, Danilo veramente indiscutibile, non si può mai parlare di Danilo, perché le partite te le fa sempre con tranquillità, con una mentalità veramente da vincente, con grandissima personalità, veramente un giocatore straordinario. Poi ragazzi, neanche in questo momento, se, poi volevo dire che è finita Fiorentina-Bologna, Fiorentina ha vinto 1-0, e poi sicuramente dopo questo video ci vedremo per il post partita Verona-Napoli e Torino-Inter. A parere mio, per l'Inter e Napoli sarà assolutamente difficile. Poi ovviamente se anche Genoa, se per l'Atalanta e Napoli e l'Inter le partite vanno male o pareggiano o perdono, sarei veramente contento. Qua festeggio io assolutamente, sarei super ma super contento, nonostante all'Atalanta manca una partita, all'Atalanta manca una partita e all'Inter manca una partita da recuperare, l'Inter contro il Bologna e l'Atalanta non ricordo di preciso, forse contro il Venezia, non ricordo assolutamente di preciso, ma hanno tutte e due una partita da recuperare. E vedremo che accadrà nelle loro partite di oggi, vedremo assolutamente che accadrà. Poi ho già parlato di Alvaro Morata, veramente un post partita ottimo, e poi gli si è parlato pure di una sua di posizione. Lui rimane sempre dell'idea su ogni posizione che mettono, ma comunque tralasciando posizioni, è veramente un giocatore che ci ha fatto subito innamorare i tifosi giuventini di lui e anche del suo posizionamento, dell'aggressività, della voglia sempre che mette in campo, della voglia. Lui e chi altro? Che ci posso mettere? Lui e Danilo, Morata, Danilo, Bonucci, Chiellini, Mattai, Zilk per adesso sono gli unici che a parere mio si vede che danno voglia e grinta. Poi ovviamente c'è anche Dusan Vlahovic, ma diamogli tempo, vedremo che farà, ma comunque De Ligt ovviamente un leader e comunque sperando che Dybala ci sia mercoledì, ma comunque da quello che ho capito hanno recuperato e dovrebbero esserci. E c'è da dire che facendo un salto proprio grandissimo, c'è da dire che anche contro la Salernitana Dusan Vlahovic e Alvaro Morata saranno difidati, e dopo la Salernitana ci sarà l'Inter, quindi spero tantissimo che Allegri riesca a gestire questa situazione, e sperando che Dybala ci sia e stia bene per giocare contro la Salernitana, ma spero che tantissimo che Allegri riesca a gestire questi due diffidati, perché se prendono giallo sarà assolutamente un problema non avere Vlahovic e Morata contro l'Inter, ma credo che anche, almeno contro la Salernitana, sono dell'idea che contro la Salernitana ci sarà qualche giovane, sono dell'idea. Poi Salernitana ovviamente è un'ottima squadra, sta giocando pienamente bene nonostante i punti non stia vincendo, ma comunque è una squadra veramente che sta giocando assolutamente bene, che ha pareggiato ieri contro il Sassuolo, ho visto un po' di secondo tempo, una bella squadra. Non so cosa aggiungere su
Juventus-Sampdoria va bene che manca ancora l'aggressività, manca ancora un po' più di precisione, un po' più di precisione e decisioni finali nella fase offensiva, ma la fase difensiva, la compattezza in fase difensiva si sta ritrovando, ci sono dei miglioramenti assolutamente, ci stanno arrivando dei miglioramenti, la fase difensiva si sta un po' svegliando, nonostante l'assenza di Bonucci, Rugani sta facendo pienamente, assolutamente, non è che sta facendo, da quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre bene, da inizio stagione. Quando è stato chiamato in causa ha fatto assolutamente bene ed è una Juve che ieri mi è piaciuta assolutamente, è stata una bella partita, non saprei cosa aggiungere, poi contro il Villarreal verranno recuperati un po' tutti, credo che, sì, come ho detto, Chiellini e Dybala, tornerà Bernardeschi, voglio vedere una bella Juve mercoledì, voglio vedere assolutamente una bella Juve, sarà difficile, ma spero di vedere una bella Juve, poi abbiamo recuperato Alessandro, De Sciglio, Dujan Vlahovic, spero di vedere una bella Juve tutte e basta, un gioco di squadra, bisogna giocare di squadra, scendere con la giusta mentalità per poi passare questo turno bisogna pienamente passarlo, perché un obiettivo, uno degli obiettivi è passare gli ottavi di finale, andare in finale in Coppa Italia e almeno il quarto posto, poi chissà se le altre fanno male, chissà una vincita dello scudetto, nel vincere lo scudetto, vedremo che accadrà partita per partita. E niente, non saprei assolutamente cosa aggiungere, ha parlato di discese fenomenali, veramente, un portiere veramente che mi sta piacendo tantissimo, e me basta, poi ieri il Milan che ha vinto, e vedremo che accadrà per le altre, ho già parlato pienamente di tutto, poi c'è una che Stramaccioni che si sono unita all'Under 23, e su lei il motivo perché non c'era, perché ha avuto la febbre, da quello che ho capito, ma sperando che almeno dei giovani vengano schierati contro la Serenitana, e sperando che vada bene contro il Villarreal, non saprei cosa aggiungere, sono contento assolutamente per la vittoria della Juve, ma sarei pienamente e assolutamente più contento se si passerà il turno mercoledì. Sto pensando anche su cosa aggiungere, sulle parole di Allegri, l'unica cosa che non mi è piaciuta è solo su Rabiot, che dà ancora fiducia a questo giocatore, ma va bene con l'emergenza in cui siamo, perché ovviamente l'emergenza, perché intendo stiamo giocando sempre con gli 11 titolari, stanchezza da parte dei giocatori, perché ieri al secondo tempo si è vista un po' di stanchezza da diversi giocatori e ci stava, ma in fin dei conti siamo riusciti a vincere la partita ed è quello che contava e basta, i recuperi stanno arrivando piano piano assolutamente, tralasciando McKennie e Chiesa e Kai, ma stanno arrivando passo dopo passo, dopo la sosta, questa qua sarà assolutamente una settimana importante, vincere contro la Sampdoria è stato fatto, poi vincere contro la Salernitana, e poi c'è l'Inter, e basta, poi se a lei c'è l'Inter, Salernitana, poi basta, poi ci sarà la sosta, da quello che ho capito, ma comunque dopo la sosta dovrebbero essere tutti a disposizione tranne i tre infortunati che torneranno alla prossima stagione, sperando di vedere un bel finale da parte della Juve. Ragazzi, non aggiungerei pienamente e assolutamente altro, sperando che il video vi sia piaciuto e basta, quello che volevo dire l'ho detto, se ho dimenticato qualcosa fatemelo sapere assolutamente nei commenti e va bene, basta così, dai, aspettandovi Juventus, Villarreal, poi a Torino, i tifosi, eccetera, eccetera. Dai, voglio vedere assolutamente una bella partita e 11 leoni, 11 proprio, 11 leoni che combattono dal primo secondo all'ultimo secondo per poi passare il turno e essere tutti felici e contenti. Ragazzi, non aggiungerei pienamente assolutamente altro. Se ho dimenticato qualcosa, se ho sbagliato in qualcosa, fatemelo sapere assolutamente nei commenti, se volete, ovviamente, se avete visto la partita, fatemelo sapere nei commenti. Secondo voi, nonostante la cosa scudetto sia ancora aperta, poi ovviamente vedremo stasera che accadrà, secondo voi avete già un'idea chi vincerà lo scudetto? Siete già sicuri? Ah, l'Inter vincerà lo scudetto? Ah, secondo me la Juve, se fa questo, o se no Napoli, o se no il Milan, fatemelo sapere nei commenti. E niente, poi ci vedremo ovviamente un ultimissimo video di oggi. Torino-Inter, vedremo che accadrà lì e non aggiungerei pienamente assolutamente altro, dai, basta, sto pensando anche sul cosa aggiungere, va bene, è vero che su Kane Allegri ha detto che deve migliorare nella gestione dei controlli, nei controlli di palla, ovviamente è ancora giovane, ma spero tantissimo che migliori in varie cose, ma ieri ha fatto pienamente assolutamente una bella partita, e è mancato solo il gol, perché la bella prestazione da parte di Moise Kean
c'è stata assolutamente. È mancato solo gol per chiudere proprio la partita in bello. Per chiudere assolutamente la partita in bello. Ma vabbè, l'importante è che abbia giocato bene. Non ha trovato il gol, dispiace, ma l'importante è che abbia giocato bene. Basta. E basta. E basta così, dai. Basta, ragazzi. Non aggiungerei pienamente assolutamente altro. Ma non aggiungo altro. Vi mando un grandissimo saluto. E ci becchiamo per il post. Ci vediamo per il post partita Verona-Napoli. Sperando che vada male per il Napoli. Sperando tantissimo che vada male per il Napoli. Ma Verona è una bella squadra. Verona è assolutamente una bella squadra. E basta così. Se ho dimenticato qualcosa, se ho sbagliato in qualcosa, se non siete d'accordo con alcune mie parole, fatemelo sapere nei commenti. E vi mando un grandissimo saluto. Mi scuso tantissimo per le ripetizioni. E vi mando un grandissimo abbraccio. E ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.